Iniziamo riprendendo la slide, questa immagine bellissima che abbiamo visto nell'ultimo incontro per chi c'era, ma anche per chi non c'era, e lo voglio riproiettare un po' per entrare nel mood, come dicono negli Stati Uniti, nel modo giusto, no? E abbiamo parlato la scorsa volta di questa pacifica ribellione e abbiamo visto come sarà, ne ho parlato anche fin troppo, voglio solo ricordare velocemente, sarà basata sull'abbracciare il vecchio senza il bisogno di distruggerlo. Vi ho fatto notare, raccogliendolo ognuno secondo le proprie capacità e senza voler troppo insistere, come questo sia legato a delle parole incredibilmente profonde del grande maestro Krishnamurti, quando ci dice che la coscienza che distrugge il vecchio, nell'atto di distruggere il vecchio, diviene essa stessa il vecchio. E, come sempre dico, non è una supercazzola. Lo ripeto. Il bisogno di distruggere il vecchio per costruire il nuovo trasforma il nuovo in vecchio. Quindi la coscienza che, illudendosi di creare il nuovo, distruggendo il vecchio, nel momento in cui ha bisogno di distruggere il vecchio, diviene essa stessa vecchia, perché vecchio è il bisogno continuo di distruggere. Se questo è vero, e non ne voglio troppo parlare a livello esoterico, cari amici, vuol dire che il nuovo vero, sarà basato sull'abbracciare il vecchio, trascendendolo, senza il vecchio bisogno di distruggere il vecchio, che rende istantaneamente, dice Krishnamurti, vecchio l'atto stesso che chiamiamo nuovo. Se lo puoi vedere intuitivamente, se puoi sentire qualcosa che ti si smuove dentro a queste parole, tu puoi percepire qualcosa del nuovo che sta emergendo. Quel nuovo, in quanto tale, veramente non ha bisogno di distruggere nulla. Abbiamo visto in questa immagine bellissima come questo nuovo compierà una trasformazione meravigliosa e trasformerà la vecchia coscienza, che in questa particolare slide potremmo chiamare anche conoscenza, dalla conoscenza che porta a sapere immutabile e morto, bellissimo il video dei Pink Floyd, no? Di questo bellissimo video musicale che ricorderete, parla di una repressione che noi chiamiamo educazione, e lo trasformerà nella conoscenza sana, viva, veramente viva, quella che non ha bisogno di distruggere, come dicevamo, alla curiosità e a porsi domande. Questo signore meraviglioso è Richard Feynman, uno dei miei miti da ragazzo, un premio Nobel per la fisica, tra l'altro lavorò alla meccanica quantistica. Anche Giuseppe forse prenderà il Nobel per la fisica, no? Però sicuramente è bravissimo con la musica, ringrazio pure lui, facciamogli un applauso pure a lui. Grazie di cuore. A proposito, volevo proiettare un'immagine, guardate, è bellissima, qua ci sono due geni, tutti e due geni. Chaplin appare nella vecchia coscienza, ma è assolutamente un nuovo, un portatore della nuova coscienza. Appare nella vecchia coscienza non per Chaplin, ma per il ruolo che Chaplin ha svolto. Ed è uno schiavo del sistema, ricorderete quel film meravigliosamente profondo. Nella vecchia coscienza si è vittime e servi di un sistema fossilizzato, incancrenito, vecchio, quello che i giovani, quando sono vivi, sentono il bisogno di superare. Ma attenzione, nel momento in cui i giovani hanno bisogno di distruggere il vecchio, i giovani sono vecchi. Anche se hanno la pelle liscia, anche se hanno i capelli in testa neri, biondi, non bianchi, sono già vecchi. Ma queste cose non le spiega nessuno ai ragazzi. E il solito loro bisogno di distruggere il vecchio, meraviglioso, meraviglioso, se non viene incanalato in alto, li rende vecchi, anche se sono quindicenni, quattordicenni. La loro ribellione ha una qualità di violenza e quindi non può cambiare nulla. Se queste cose vengono dette ai ragazzi, si spera, noi avremo più ribellione pacifica. I ragazzi la smetteranno di fare tanto rumore per cambiare le cose, il che non cambia ancora nulla.
Chi è un ribelle lo emana silenziosamente, non mette più bombe, non ha più bisogno di distruggere, ha bisogno di essere un esempio, di emanare silenziosamente. Abbiamo già parlato di questo. Smettere di essere una vittima e un servo di un sistema incancrenito, vecchio, e trascendere senza distruggere a un sistema che mi permette di essere libero e creatore di un sistema nuovo. Quindi vedete, io partecipo io stesso a creare un sistema nuovo e non aspetto che il sistema sia nuovo per stare bene, no? Per dirla col grande Gandhi, sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, no? E non aspettare che siano gli altri a farlo. Peccato che spessissimo, ve lo dico per esperienza, quando si dice questa cosa ai ragazzi giovani, ah, professore, peccato. Non voglio offendere, è segno che siamo già vecchi. Non sono giovani, sono vecchi. Quando si è giovani, dentro c'è un'energia viva, che non è vecchia, è nuova. E quando il giovane in noi sente questo, non ha bisogno di una dimostrazione matematica per credere che sia vero. Sa, intuitivamente sente che è vero. E io so che tante persone qui presenti sentono che è così. Allora si passerà da una coscienza che è vittima di un sistema incancrenito, vecchio, statico, arrugginito, a una coscienza che partecipa, offrendo un servizio amorevolmente, partecipa a creare un nuovo sistema. E non aspetta che il sistema sia nuovo per iniziare a vivere una vita nuova. Ecco, oggi festeggiamo il Natale, è la nostra, noi la chiamiamo la serata di Natale, e vorrei parlare di un aspetto di cui ho già parlato al gruppo di meditazione in Sardegna e vorrei riproporlo anche con aspetti nuovi perché vorrei parlare fondamentalmente dei grandi insegnamenti che sono la lettura del Vangelo esoterico. Alcuni mi scrivono, e io amo moltissimo i Vangeli anche apocrifi di San Tommaso e tutti i quaderni di Qumran, eccetera, ma dovete capire che è anche importante leggere i Vangeli cattolici apostolici perché dovete trovare la verità anche lì dentro. Altrimenti state cercando di dire che i Vangeli vecchi vanno distrutti, non valgono niente, non è vero. E siete quindi nella coscienza vecchia che vuole distruggere il vecchio. Quindi se io riesco a trovare la verità, le più grandi verità nel vecchio, ecco ogni vecchia cosa diviene nuova. Sto citando apposta, no? Ecco, io faccio nuova ogni cosa. Questo è come dice la Bibbia, no? E non a caso lo dice. Il problema è che spesso ci viene detto da persone vecchie. Ci viene letto in maniera vecchia, ci viene letto in maniera arrugginita. E va bene, sta a noi cambiare e non criticare, no? Tengo a ricordare, prima di entrare nel vivo, che tutti coloro che criticano delle cose rinforzano le cose che criticano. Quindi se io non faccio altro che criticare il vecchio, lo rinforzo. Non sto parlando della critica nel senso della Grecia antica, dei grandi filosofi, sto parlando di quelle polemiche stupide, di quelle persone così superficiali da reputarsi profonde perché criticano la superficialità. Se io critico la superficialità, rinforzo la superficialità. Se io voglio andare oltre la superficialità, dovrò prima capire che la superficialità ha un motivo per esserci. Se c'è, ha un motivo per esserci. Non sta a me dire che non dovrebbe esserci. Primo, accettare. C'è la superficialità, va bene? Non sta a me sapere perché c'è. So solo, e questa è la radice della parola fede, che se c'è vuol dire che deve esserci. Primo punto. Secondo punto, offrire il nuovo, offrire la profondità e non perdere le mie energie nel criticare la superficialità, ma indirizzare le mie energie verso la profondità. Allora, da una parte, accolgo la superficialità, non ce l'ho con lei, non ce l'ho con lui. Dall'altra, anziché consumare le mie energie contro la superficialità, dirigerò le mie energie verso la profondità, silenziosamente, umilmente. E allora accadrà, terzo punto, la faccio veloce perché forse è un po' troppo esoterico tutto questo, che il vecchio, le cose vecchie, la superficialità, danno energia alla profondità. Ma come? Io pensavo che la superficialità
era contro la profondità. Io pensavo che la superficialità togliesse energia alla profondità. Bene, questa è la mente logica, ma l'alchimia non funziona sulla logica. Tu puoi prendere l'energia della superficialità, che per ora è solo sciupio, dissipazione si chiama in fisica, no? Energie sprecate, e la superficialità nutrirà la profondità. Adesso la smetto e faccio solo una citazione poetica, quindi non mi tirate i pomodori. Le profondità abissali del mare sono forse contro le onde in superficie del mare? Il mare profondo, pensate le profondità degli abissi dove c'è totale silenzio, non c'è neanche la luce, no? Cose che noi abbiamo difficoltà a immaginare. Conosciamo molto poco degli abissi marini, no? Sono un mistero meraviglioso, da bambino mi affascinavano, no? E ancora adesso bellissimi. Come si può dire che la profondità del mare è in lotta con la superficialità del mare? È lo stesso mare. Il mare non ha bisogno di lottare la superficialità per affermare la profondità. Così chi di voi può vibrare di questa nuova coscienza, nuova in un certo senso, perché in un certo senso è antichissima, ma la stiamo riscoprendo. In un certo senso chi può vibrare, in un certo senso, di questa nuova coscienza, deve intuitivamente percepire quello che io a parole non posso spiegare esattamente. Il mare è integro, nessuna parte di lui lotta con un'altra parte di lui. L'abisso non lotta con la superficialità. La superficialità non è contro l'abisso, è sempre mare. Così, uscendo un po' dalla poesia, ogni portatore di una visione profonda della vita, di una visione di risveglio di coscienza, dovrà aver superato le proprie tempeste personali contro la superficialità. Deve essere a un grado in cui accetta quello che c'è e vede che quello che c'è ha motivo di essere. Posso non capirlo, ma va bene, non sta a me capire tutto. Allora ci sarà una resa, e quella resa profonda genererà una pietra filosofale che alchemicamente trasformerà l'energia ora dissipata in una società superficiale nell'energia che ti porta nel profondo. È la superficialità stessa che ti porterà nel profondo. Meraviglioso, no? Ma non attaccatevi al concetto. Cercate di vedere quello che un insegnante, per quanto possa essere anche bravo, non può trasmettervi a parole, ma può tutt'al più attuarlo in sé e cercare di emanarlo silenziosamente. Ogni cosa è magnifica, anche la superficialità. Una coscienza del genere crea il nuovo e porta alla profondità. Non è contro il vecchio, non è contro la superficialità. Può addirittura fare la fila al supermercato per comprare il panettone, il religioso mistico pace, assolutamente. E può ridere delle file ridicole al supermercato sotto Natale. Può vedere che è ridicolo, può vedere che questo non è niente di natalizio, di spirituale, ma lo accetta, va bene. Una persona mi ha mandato un messaggio: che brutta cosa, non ha capito un cazzo. Lei non l'ha scritto, ma che cosa stava scrivendo? Io sì che sono spirituale, mica come questi cretini che fanno la fila al supermercato. Tu sei già vecchio. Sei già vecchio, magari sei in un corpo che ha 26 anni, sei un vecchio, perché stai, vuoi distruggere il vecchio, sei già vecchio, capisci? Accogli, benedici, magari nella fila col panettone in mano c'è un mistico e tu stai lì a criticare, tu non sei nella fila, sei figo, magari nella fila c'è un mistico e tu non sei nella fila, sei un broccolo, capito? Bene. Tanti anni fa, ne ho già parlato ma permettetevi di ripeterlo, oggi lo dico una cosa bellissima, che a voi arrivi come una cosa bellissima, ma fui proprio scioccato, fui proprio in crisi, in profonda crisi, quando uno dei miei grandi maestri, che ringrazio sempre, che è padre Mariano Ballester, mi fece vedere e mi fece proprio sentire, non so come dire, mi trasmise proprio, e lui diceva questa cosa, diceva: Gesù è il mio guru. E chi di voi conosce Ballester sa questo. E io rimano scioccato, perché io, andando in India, in Cina, in Oriente, alla ricerca delle spiritualità esoteriche orientali, avevo semplicemente rinnegato tutto, la spiritualità, tutta la spiritualità cristiana, anche il Vangelo.
E fu lui, ripeto, oggi è bello dirlo, ma fu lui, in un periodo della mia vita profondamente critica, a farmi rendere conto che nel Vangelo c'erano delle verità enormemente potenti. E spero oggi di aiutare a trasmetterlo anche straordinariamente pratiche. Uno dei sensi perduti, scusate se lo dico, nessuno si offenda, anche i più cattolici apostolici qui presenti in sala, che io rispetto assolutamente, uno dei sensi perduti del Maestro Gesù è che era un maestro. Il senso di un maestro non è io sono maestro, voi no. Ma il senso di un maestro è che ha qualcosa da insegnarti per rendere te stesso maestro. Capisci? Questa è una cosa molto forte, no? Non vorrei insistere troppo, ma si arriva, l'unico figlio di Dio fa un sacco di cose fighe, però tu purtroppo non puoi, perché io sono l'unico figlio di Dio. Ma che maestro è? È uno che sta a far figo. Non so se avete sentito questi giorni questa canzone molto bella, penso non ci sia l'autore, quindi non vi offendete, che dice: I'm only human. After all. Ma te chi t'ha detto? Tu che hai scritto sta canzone, che è figa, la senti figa. Ma che ne sai che sei solo umano? Ma sei sicuro? Ecco, queste canzoni belle che le ascoltiamo alla radio e ci piace pure cantarle. Non ci rendiamo conto che dicono delle bugie forgiate da questa mentalità vecchia, sistema incancrenito. Tu sei solo umano. Ma 2000 anni fa è venuto l'unico figlio di Dio. Ma se tu sei solo umano, come fa a essere un maestro? Voglio dire, un professore di matematica sarà un professore di matematica per degli alunni, non per dei lombrichi. Non si può mettere a insegnare matematica a dei lombrichi. E se lui si mette là, voi siete lombrichi, ma io vi insegno la matematica, sa sta a tirà. Hai capito? Lombrico. Capite? Capite? Che poi magari inizia qualcosa facile, so, integrazione sul piano complesso, integrale di volumi, no? E il lombrico un po'. Dove vai? Vieni qui, girati, fammi vedere come fa. Un professore, un maestro, dobbiamo capirlo, è tale solo per il fatto che ci siano degli allievi che possono veramente apprendere. Bene, spesso, e non lo dico per critica, per questo teniamo questa slide dietro di noi, spesso il blocco è stato riconoscere la divinità in Gesù, ma non imparare più da Gesù in quanto maestro. Ecco perché ci piace chiamarlo maestro dei maestri, no? Cioè, un essere, un avatar che ha realizzato completamente la divinità in lui, può aiutarci a realizzare la verità divina in noi, che tutti abbiamo. Quindi, o Gesù è un maestro, o ha ragione il cantautore, I'm only human. Chi di due ha ragione? Perché se io, if I am only human, se io sono solo umano, Gesù non è un maestro, è un mito, è un idolo. È qualcuno a cui inginocchiarsi e basta. Non può insegnarmi nulla perché io sono solo umano. Lui è divino che mi può insegnare. Professore di matematica, che farà mai con dei lombrichi? Parla in maniera semplice, no? Cercate di intuire. Quindi la cosa che mi sconcertò e che oggi mi sembra quasi semplice, ma non lo è affatto, è rendermi conto che gli insegnamenti antichi vedevano in Gesù un maestro, cioè colui che ha realizzato totalmente la divinità in lui. Può aiutarci a realizzare la divinità in noi, in quanto figli di Dio, e non in quanto unico figlio di Dio. Il che non lo renderebbe un maestro, perché se è unico, come può insegnarci qualcosa? Capite? È come, immaginate, che io abbia una racchetta in mano e voglia insegnare a giocare a tennis a un polpo. Immagina questo, no? Oppure che sono in un bosco e voglio insegnare ad arrampicarmi su un albero a un pesce. Non posso insegnarglielo. Perché chiamarmi maestro? Non posso insegnarglielo. È fatto per un'altra cosa. Così con amore e ascoltando quella bellissima canzone che mi piace moltissimo, I'm Only Human, ricordatevi che se sbaglia, non è così. Non siamo solo umani. Un lato profondo di noi è divino. E un maestro enorme che festeggiamo sotto il Natale, che non è solo il panettone o spumante e il torrone,
Un maestro è tale se ha degli allievi che possono imparare da lui. Quindi la canzone I'm only human è sbagliata e aiuta la nostra coscienza a dormire. Ma non va criticata, però accorgiamocene. Balliamo pure con quella canzone che è bellissima, ma accorgiamocene, è una coscienza dormiente che dice queste cose. Bene, se io sono only human, non posso imparare da un maestro divino. Capisci? Perché in me non c'è la divinità potenziale. Quindi se quella divinità potenziale non può fiorire, che maestro è Gesù? Non è un maestro. Bene, nei Vangeli a volte viene chiamato rabbi, no? Maestro. Ricordatevi, questa parola non è una cosa di etichetta. Se sei un maestro vuol dire che io posso imparare qualcosa da te. Se hai realizzato Dio vuol dire che io posso realizzarlo. Quindi uno dei messaggi più belli del cristianesimo che abbiamo un po' dimenticato è che nessuno di noi è only human e che in noi, più o meno sveglio, più o meno addormentato, vi è una coscienza divina. Non criticate la canzone, ma guardatelo, sbaglia. È sbagliato. Va benissimo, bellissima musica, ma il messaggio è sbagliato, è vecchio. Guardate bene questo personaggio. Questo personaggio l'abbiamo arrostito qualche secolo fa qua vicino, a Campo dei Fiori, ed è Giordano Bruno. Voi sapete, so che ci sono due professori di filosofia, forse anche di più, quindi non, scusate se do una visione molto semplice. Voi sapete che quest'uomo straordinario, Campo dei Fiori di Roma ce l'avrete presente, no? C'è questa statua bellissima, no? Prima ce l'avremmo bruciato, poi abbiamo fatto una statua, ma questa è un classico della vecchia coscienza, ok? Voi sapete perché Giordano Bruno è stato arrostito? Giordano Bruno era un grande iniziato, no? Non a caso, tra l'altro, nella nostra scuola abbiamo una sua immagine molto bella, no? Alcuni di voi nella scuola l'avranno notata, è bellissima. Allora, diciamolo così: nel Rinascimento ci fu un grande rivoluzionario che era Copernico. Voi l'avete sentito parlare come rivoluzione copernicana, in genere si studiano due filoni, si studia Copernico, filosofia e fisica, no? Io mi intendo più di fisica, ma la rivoluzione copernicana consistette praticamente nel togliere la Terra dal centro dell'universo e rendersi conto che c'era il Sole. Su quel filone arrivò Keplero, Galileo Galilei, Newton, eccetera. Ma all'inizio era un gran casino, perché Copernico era un religioso. E da religioso diceva qualcosa che secondo qualcuno, non secondo tutti, era contro le testi antichi, i testi sacri, la religione stessa. Copernico fece una grandissima rivoluzione. Copernico fece la rivoluzione di dire la Terra non è al centro dell'universo, vi è il Sole. Ma forse non sapete che Copernico aveva un grande limite. Cioè Copernico percepì, intuì una grande verità, è il Sole al centro dell'universo, ma pensava che l'universo fosse piccolo, finito. Sostanzialmente quello che si vede a occhio nudo. La Terra, qualche altro pianeta, non tutti, perché i pianeti che oggi conosciamo vengono dal fatto che si è potuto vedere, diciamo, con un telescopio il cielo, Galileo Galilei, no? Prima si vedeva solo qualcosa, non tutto, neanche tutti i pianeti. Quindi in questo disegno molto bello, questo non era il sistema solare, questo era l'universo. Cioè l'universo era visto, ed era già una grande rivoluzione, come il Sole al centro e qualche pianeta, manco tutti, intorno. Punto. Quindi la rivoluzione copernicana fu rivoluzionaria, ma la rivoluzione di Giordano Bruno fu ancora più rivoluzionaria. Perché? Perché Giordano Bruno sostanzialmente disse, ha ragione Copernico, al centro c'è il Sole, ma attenzione, l'universo è infinito. Non è finito, come dice Copernico. E la gente disse: ma te che ne sai? Chi ama queste cose può leggere delle biografie meravigliose. Io la dico così, no? Quindi scusatemi, professori di filosofia, perché è una mia opinione questa, è una mia idea, diciamo. Giordano Bruno aveva delle intuizioni, aveva delle estasi. Ora vedremo un piccolo video in cui si vede, nel video è simbolico, ma secondo me il video è meno simbolico di quello che sembra, cioè usciva proprio dal corpo, uscendo dal corpo aveva delle profonde rivelazioni nei piani astrali e intuì
che l'universo era infinito. Ma sapete con quale parole lo giustifica? Sentite che bello. E fuori sentite, dobbiamo riscoprire la bellezza. Noi l'abbiamo arrostito, poi ci abbiamo fatta la statua. Ma per farlo veramente rinascere, dobbiamo capire nel messaggio, non faccia la statua. Capito? Se io lo trucido, e manco gli ho tirato una freccia, l'ho bruciato vivo, piano piano. Non è una morte proprio, non è il massimo. Okay? Non basta fare la statua per glorificare Giordano Bruno, se poi nessuno di noi sa perché è stato bruciato e qual era il suo profondo messaggio. Segui. Sentite qual è il messaggio meraviglioso, e scusate per il professore di filosofia se la faccio un po' breve, no? Come può un Dio infinito creare un universo finito? Bellissimi, non lo dico io, lo dice Giordano Bruno. Ok, che è successo? Ok, questo mo bruci. E così noi, cari amici, lo facciamo rivivere noi, Giordano Bruno, ricommuovendoci, risentendo la bellezza di un messaggio così potente, in un'epoca in cui eravamo profondamente chiusi mentalmente, eravamo proprio bigotti. Quindi, come può un Dio infinito creare un universo finito? E le scoperte scientifiche gli danno ragione, ma lui non era uno scienziato. Noi diremo, era un frate, tra l'altro mi sembra domenicano, ma io direi, era un mistico, era molto più di un frate. E quindi lui non era qualcosa che credeva, ma era qualcosa che percepiva, intuiva, era la sua stessa realizzazione di Dio. Quindi, oggi, già che festeggiamo il Natale, festeggiamo la divinità in noi e il grande maestro dei maestri che ci ha insegnato questo, che è Gesù di Nazareth, io vorrei riporci questa stessa domanda di Giordano Bruno dentro ognuno di noi. Giordano Bruno la prende da Dio e la porta nell'universo fisico. Secondo me, dobbiamo prenderla dall'universo fisico e portarla nell'uomo. Mi stai seguendo? Ci sei? Cioè, come può un Dio infinito generare un universo finito? E come possiamo noi, abitanti di un universo infinito, essere finiti? I'm only human, col cazzo. Bello, ce va, te sbagli, non sai quello che dici. Sei un bravo cantante, ma non sai quello che dici. È un messaggio vecchio. È solo nuova la musica, il sound, bello, ma il messaggio è vecchio. Non ti devi offendere. Fai una canzone migliore. Cresci anche tu. Capisci? Allora, un Dio infinito che genera un universo infinito, dentro il quale c'è un cantante che dice siamo solo umani, cioè esseri finiti, cioè le mie emozioni, i miei pensieri. Ok? Cerca di vederlo, io non ce l'ho, cercate di seguirmi. Il mio intento non è criticare, è svegliare. Allora, torniamo a Giordano Bruno. Come può un Dio infinito creare un universo finito? Stava distruggendo l'immagine di già di un rivoluzionario che era Copernico, che aveva messo il sole al centro, ma è un universo finito. Ora, come può un abitante di un universo infinito essere solo umano, finito, pensieri ed emozioni? Allora, in quanto figli di un universo infinito, noi stessi dobbiamo portare la potenzialità dell'infinito dentro. Se io non mi risveglio a questa percezione, non vi offendete, per quanto io vada tutti i giorni a messa o a un tempio della religione che vi pare, io non potrò essere ancora spirituale. Sarò solo un balbuziente ripetente delle formule davanti a un altare. Yogananda diceva che il più grande peccato è considerarsi solo peccatori. Questo è molto potente. Vi prego, prima di andare avanti, di guardare questo piccolo video e di rifletterci insieme. Si chiama Giordano Bruno, un uomo nato ribelle. Il suo ardente desiderio è evadere da quell'angusto e soffocante universo.
giovane monaco domenicano a Napoli, è già un uomo fuori dagli schemi. All'epoca non esiste la libertà di pensiero, ma Bruno ambisce a conoscere tutto sulla creazione divina. Legge i libri messi all'indice dalla Chiesa Cattolica e questo segnerà la sua rovina. In uno di questi, un poeta filosofo dell'antica Roma, un uomo vissuto più di 2000 anni fa, gli suggerisce l'idea di un universo infinitamente più grande, altrettanto sconfinato quanto la sua idea di Dio. Lucrezio chiede al lettore di immaginare di porsi ai confini dell'universo e di scagliare lontano una freccia. Se la freccia continua la sua corsa, sarà evidente che l'universo si estende ben più lontano del limite conosciuto. Ma se la freccia, nel proseguire la sua corsa, urtasse, mettiamo, contro un muro, allora quel muro è sicuramente oltre il confine dell'universo. Immaginiamo ora di salire su quel muro e scagliare un'altra freccia. Avremo sempre solo due possibilità: che continui a volare all'infinito nello spazio, o che urti contro un'altra barriera, sulla quale potremo salire per scagliare un'altra freccia. In entrambi i casi, l'universo non ha confini. Lo spazio deve essere infinito, e questo ha perfettamente senso per Giordano Bruno. Il Dio che lui venera è infinito, e ai suoi occhi, come potrebbe la creazione essergli da meno? Da questo momento viene messo ai margini dalla Chiesa, cioè dalla società. In seguito, a 30 anni, ha la visione che segnerà il suo destino. Un sogno in cui si ritrova in un mondo racchiuso sotto una cupola di stelle. Era questo l'universo ai suoi tempi. Giordano Bruno è invaso da un profondo terrore, come se la terra gli stesse crollando sotto i piedi. Ma fa appello a tutto il suo coraggio. Ho spiegato le ali fiducioso verso lo spazio e mi sono levato in volo verso l'infinito, lasciandomi dietro le spalle quel che altri si sforzavano di vedere da lontano. Qui non c'è né alto né basso. Non c'è confine né centro. Ho visto come il sole è solo una stella e le stelle altri soli, ognuno accompagnato da altre terre simili alla nostra. La rivelazione di questa immensità è stata come innamorarsi. Giordano Bruno è l'apostolo che diffonde il Vangelo dell'infinito in tutta Europa, convinto che altri innamorati di Dio abbracceranno con naturalezza questa visione più ampia e gloriosa della creazione. Che sciocco sono stato. Giordano Bruno viene scomunicato dalla Chiesa Cattolica in Italia, cacciato dai calvinisti in Svizzera e dai luterani in Germania. Accetta quindi l'invito a tenere una conferenza in Inghilterra, a Oxford. Almeno, è quel che pensa, sarà l'occasione per condividere la sua visione con un pubblico di suoi pari. Sono qui per presentarvi una nuova visione dell'universo. Copernico aveva ragione a sostenere che il nostro mondo non è il centro dell'universo. È la Terra che gira attorno al Sole. È un pianeta proprio come gli altri. Ma se Copernico è stato l'alba, io vi porto la luce del sole. Oltraggio! Le stelle sono tanti soli fiammeggianti fatte della stessa sostanza della Terra e hanno anch'esse la loro terra che vi ruota attorno, ricca di oceani, piante ed animali non meno nobili della nostra. Sei un pazzo o solo un ignorante? Tutti sanno che esiste un unico mondo. Quel che sanno tutti è sbagliato. L'infinito Dio ha creato un universo infinito con un numero infinito di mondi. Non si legge Aristotele da dove vieni? O la Bibbia? Vi supplico, rinnegate l'antico, la tradizione, la fede e l'autorità. Proviamo a ricominciare dubitando di tutto ciò che abbiamo dato per scontato. Eretico! Infedele! Il vostro Dio è troppo piccolo. Un uomo più prudente imparerebbe la lezione. Ma Giordano Bruno non è quel tipo d'uomo.
non può tenere questa altissima visione del cosmo per se stesso, noncurante del fatto che la punizione nel suo mondo sarà di una crudeltà tra le più feroci e spietate. Giordano Bruno vive in un tempo in cui non c'è separazione fra Stato e Chiesa, né il riconoscimento che la libertà di parola sia un diritto inviolabile di ogni individuo. Esprimere un'idea non conforme alla morale tradizionale può esporre a enormi pericoli. Incurante del pericolo, fa ritorno in Italia. Forse per nostalgia. Eppure doveva sapere che la sua patria è uno dei luoghi più pericolosi in Europa per lui. La Chiesa Cattolica ha un proprio sistema giudiziario, la Santa Inquisizione, il cui unico scopo è indagare e perseguitare chiunque osi dar voce a idee differenti dalle sue. Non ci vuole molto prima che Bruno cada nelle grinfie della psicopolizia cattolica del tempo. Questo viandante che venera un universo infinito languirà in prigione per 8 anni. Nonostante implacabili interrogatori, rifiuta ostinatamente di abiurare la sua idea. Perché la Chiesa mette tanto zelo nel tormentarlo? Di che cosa ha paura? Se Giordano Bruno avesse ragione, allora le Sacre Scritture e l'autorità della Chiesa sarebbero messe in discussione e alla fine i cardinali dell'Inquisizione emettono il loro verdetto. Sei stato riconosciuto colpevole di mettere in discussione la Santa Trinità e la divinità di Gesù Cristo. Di ritenere che l'ira di Dio non sia eterna e che tutti saranno salvati, di proclamare l'esistenza di altri mondi. In ginocchio davanti alla corte. Tutti i libri da te scritti saranno raccolti e bruciati in piazza San Pietro. Reverendo padre, in questi 8 anni di prigionia ho avuto molto tempo per riflettere. Dunque, vuoi abiurare? Il mio amore e profondo rispetto per il Creatore ispira in me la visione di una creazione infinita. Verrai condotto davanti al governatore di Roma, che ti comminerà la punizione adeguata a coloro che non si pentono. In prigione, presto! Credo che abbiate più paura voi di annunciare la sentenza di quanta ne abbia io di ascoltarla. Dieci anni dopo il martirio di Giordano Bruno, Galileo è il primo a guardare attraverso un telescopio e a rendersi conto che Bruno aveva ragione. La Via Lattea è composta da infinite stelle invisibili a occhio nudo. E molte di quelle luci nel cielo sono in realtà altri mondi. Questa è la vecchia coscienza. Non dobbiamo distruggerla, altrimenti facciamo come loro hanno fatto con Giordano Bruno. No? Allora, tengo a farvi vedere che questo cartone non è banale. E quando parla il colloquio tra Giordano Bruno e l'autorità ecclesiastica è reale. Quella frase è famosa di Giordano Bruno ed è bellissima. Io credo che avete più paura voi di pronunciare la sentenza di quanto io ne abbia nell'ascoltarla. Questa non è la forza di un esaltato, di un ribelle esteriormente, di un cretino euforico. È la forza di una persona che ha visto la verità. È una forza mistica, non è una forza di esaltazione. Giordano Bruno era tranquillo. E avete visto che bella la scena dove si vede lui che esce dalle catene e vola, no? Bene, secondo me non è simbolica. Che lui viveva proprio nelle estasi. Ed è anche vero, quindi è un mistico, un iniziato, no? Ed è anche vero
questa cosa bellissima, non so se l'avete vista, è quando vi avvicino al crocifisso, lui si gira, lui non si gira a Cristo, al Christos, lui si gira a quell'autorità che non gli permetteva di esprimere le sue intuizioni, la sua opinione, cioè quella mancanza di libertà che diceva lui, il cartone questo non lo dice, non era cristianesimo, non erano gli insegnamenti del Christos che lui amava. Capite? Quindi quando si gira al crocifisso, non si gira alle verità di un grande maestro che è Gesù, ma si gira all'autorità ecclesiastica censoria. Ok? Quindi vediamolo questo. Pensate che pochi anni dopo, mi sembra già 6-7 anni dopo, che Giordano Bruno è stato barbaramente trucidato così, qui vicino a Roma, Galileo Galilei, pochi anni dopo, inizia a parlare, e inizia a parlare di queste verità, no? Sappiamo che poi piano piano la Chiesa attaccò anche Galileo Galilei, però piano piano l'idea di Giordano Bruno si iniziò a diffondere. E magari se non ci fosse stato Giordano Bruno, non ci sarebbero state neanche le intuizioni di Galileo Galilei o Newton, Leibniz, eccetera, eccetera, eccetera. No? Quindi può darsi che quando noi vediamo una persona, un mistico come Giordano Bruno, che viene arso vivo, poverino, non vediamo che però lui nella wifi collettiva che ci collega tutti ha messo delle verità che ora erano più disponibili e quindi altri hanno iniziato a intuirle. In una parola, magari non è finito lì con la morte, no? E ha continuato a spingere la coscienza collettiva verso andare verso l'alto, verso la verità. Alla fine lui lo sapeva, era solo questione di tempo. E infatti il tempo l'ha confermato. Noi siamo davanti a un universo che è infinito, perlomeno abbiamo questa idea per ora. Non abbiamo visto la fine dell'universo, no? Lui legge Lucrezio, testo bandito dalla Chiesa, e già Lucrezio 2000 anni prima parlava di un universo infinito. Ora rendiamoci conto che queste scene, in un certo senso orrendamente bigotte, accadevano 1600 anni dopo Gesù. 1600 anni prima si era ancora più bigotti, ancora più violenti. Pensate quanto sia stato facile fraintendere il messaggio di un avatar. Dico questo perché credo e sento che oggi siamo più pronti. E tante persone sono più pronte a risvegliare gli insegnamenti potentissimi dell'avatar che chiamiamo Gesù. No? Quindi oggi mi permetterò di leggere il Vangelo e neanche di farla troppo lunga e di, diciamo così, dare degli spunti da albero di Natale. Esotericamente, l'albero di Natale, non so se ci fate caso, è un albero luminoso, con dei frutti luminosi che sono le palle sull'albero. E queste palle, queste luci, simboleggiano l'albero della conoscenza. Esotericamente, noi l'abbiamo dimenticato. Quindi il risveglio della conoscenza della verità, ai piedi del quale Babbo Natale, mo te ne vai? Dicevo papà che stavo. Babbo Natale, cioè la bontà universale, lascia i propri doni. Quindi esotericamente, lo accenno appena, l'albero di Natale che noi abbelliamo con delle palle, sono simboli di frutti luminosi. Le palle sono dei frutti di luce. Quando lo fate per i vostri figli, dovete ricordarvelo. Se no, voi stessi siete della vecchia coscienza. Dovete avere coscienza di quello che state facendo. Un albero di Natale lo addebbate con dei frutti luminosi. Quei frutti luminosi sono i frutti, uso questo termine, dell'illuminazione, ecco perché sono frutti luminosi, della conoscenza superiore. Alcuni lo affiancano anche alle tradizioni dell'energia Kundalini, no? Ai piedi del quale si pongono i regali, è bellissimo esotericamente, cioè può ricevere dei doni da parte dell'universo solo colui che ha risvegliato la propria coscienza alla verità superiore. Quando accendete l'albero di Natale, ricordatevelo, ditelo ai vostri figli, accennateglielo pure come un gioco, no? Non dico, mettite qua, mo te dico la verità esoterica, fate due coglioni così, no? Però accennateglielo, accennateglielo. Queste sono verità che dobbiamo riscoprire, se no il nostro Natale è solo una festa consumistica, dei panettoni e torroni e spumante. Se noi siamo questo, noi rinforziamo la materialità nel mondo, no?
morte. Il maestro non fa sconti, dipinge la sorte. La pioggia continua a scendere come il tempo scorre via veloce. Questo ti spaventa, ti sorprende. Sulla terra nulla è per sempre. Abbandona la mente a un fardello che non serve. Le gocce sono acqua, bagnano, evaporano, si asciugano. Ci sono e in un attimo scompaiono, semplici illusioni che ci accompagnano. Ora che te ne accorgi, lasciale scivolare, lasciale andare, tutto è perfetto. Volevamo ringraziare Claudio, che è soprannominato anche Shakespeare, perché la canzone, il testo è suo. Bellissimo. Drago e Wincio non hanno arrangiato una poesia. Esatto. Buon Natale a tutti. Allora, il nostro poeta Shakespeare, forse poi anche una poesia da leggere, vero? È bellissimo, non te l'aspettai questa sorpresa. Guardate, questa frase sotto, tutto quello che è sopra l'abbiamo un po' riassunto già, la frase sotto, ugualmente nobile in ogni suo punto, queste sono proprio parole di Giordano Bruno, cioè infastidiva il fatto che l'universo fosse nobile in tutte le sue parti ugualmente e che invece non fosse considerata la Terra come eletta e il resto dell'universo, concepito finito all'epoca, vi ricordo, come servitore dell'uomo, cioè che sta lì solo per servire l'uomo. Mi stupisce che in queste parole, ugualmente nobile in ogni suo punto, Giordano Bruno sembra porre una visione olografica dell'universo, dove ogni punto ha in sé tutto l'universo. E non c'è un punto più nobile di un altro, no? Io potrei pensare il Sole è più nobile, la Terra è più nobile. E invece lui dice che è ugualmente nobile, è importantissimo, ogni sua parte lo è. E non vi è una parte più importante dell'altra. Anche in questo, per chi ha un po' di occhio, si vede una visione iniziatica, spirituale, e non soltanto concettuale, mentale. Ed è bellissimo. Quindi, un universo che è ugualmente nobile in ogni suo lato, non vi è un lato meno nobile. Se
Io ne ho già parlato, conoscete le verità della fisica, degli ologrammi, dell'olografia? Ogni parte ha in sé il tutto, no? E non c'è una parte più importante di un'altra, non c'è una parte che ha più parte di un'altra. Ogni parte ha in sé il tutto. E questa frase è meravigliosa. Secondo me Giordano Bruno percepì qualcosa, non dico sì, che forse non riuscì neanche a usare bene le parole per spiegarla. Tipico degli iniziati, no? Beh, prima di andare avanti, vi vorrei far vedere anche quest'altra bellissima slide che Jack veramente fa un grandissimo lavoro. Facciamo un applauso pure a lui. Bellissimo. Allora, quest'altra slide molto bella che ha fatto, guardatela in senso spiritoso, no? La vecchia coscienza, dogmi religiosi. I dogmi religiosi non ci sono solo religioni, c'è pure una politica, un marchio che vende cose, no? Ed è bellissimo perché i ragazzi non si rendono conto, spesso i giovani non sono inginocchiati davanti a nessuna religione, ma magari sono inginocchiati davanti alla Nike. Non se ne rendono conto, noi sono schiavi e non se ne rendono conto, no? O alla Lowell Star, qualsiasi cosa. E ripeto, noi non siamo contro questo, vogliamo solo vederlo. E quindi le persone pensano, ah oh no, la religione, mio nonno si inginocchiava, ma magari io mi inginocchio a quella marca di scarpe e non è detto che sia meglio, no? Almeno nella vecchia religione qualche goccia di verità c'è, ma magari nelle Clark non c'è proprio qualcosa di spirituale, capite? Quindi in un certo senso vi prego di vedere tutto questo. Se c'è il direttore generale della Clark, non si offenda, faccio due nomi per esempio, ok? Noi non abbiamo niente contro, eh. Ricordate, non vogliamo mettere bomba alla Clark, state tranquilli, però vogliamo vedere tutto questo. Non avercela con nessuna marca in particolare, ma non esserne schiavo di nessuno, altrimenti non saremo liberi, no? Dogmi religiosi, anche materialisti, non solo spirituali, tra virgolette, che nella nuova coscienza, che non combatte e vuole distruggere nulla, ma solo trascendere, diventa una spiritualità e una pratica della consapevolezza, semplice, senza dogmi, o rispettando tutti i dogmi, ma andando oltre, no? Chi attua questo? Non dovete fare niente di che esteriormente, dovete sentire tutto questo e lasciare che da voi emani. Esteriormente non dovete fare grandi cose. Bene, detto questo, in tema di Natale, lasciate che spenda due parole su Gesù esoterico. E ne ho già un po' accennato di questo, ma mi piace ripeterlo visto che è la nostra serata di Natale, no? Sapete che le tradizioni esoteriche insegnano che degli allievi, i più pronti, i più elevati, quelli che già in altre vite furono già grandi maestri e che magari in questa facevano solo dei pescatori, ma che in altre vite erano già molto elevati, avevano la capacità di stare più vicino al maestro. Altri non potevano, era troppo potente. Ecco, questo ha creato delle persone più vicine e altre un po' meno vicine e altre ancora meno vicine. Questa tradizione prende spunto dal sistema solare, dove ci sono i pianeti a varie distanze dal Sole. No? Così Gesù, dall'aspetto esoterico come il sistema solare, aveva più persone vicino, ancora più persone un po' più vicine, più lontane e ancora più lontane. E a volte quando nel Vangelo leggiamo che spariva, non lo faceva solo perché magari aveva bisogno di solitudine, ma lo faceva anche perché le persone vicino a lui si sarebbero bruciate standogli troppo vicino. Questa cosa non ci viene detta, non ce ne rendiamo conto. No? Ed è bellissima. Noi pensiamo che stare vicino a Gesù, ammazza se fossi vicino a Gesù, che? Ti bruceresti. Devi essere pronto. E tutto va bene così com'è. Capisci? Se quelle persone erano vicine a Gesù, vuol dire che quelle erano pronte. Non erano degli cretinotti, dei pescatori semplici. Erano dei grandi iniziati per stare più vicino al maestro. Quindi tutte le gesta che il maestro compiva, solo alcune delle quali leggiamo nel Vangelo, non tutte, ricordatevelo, tutte queste gesta dovete vederle a questa luce, il potere, l'energia che emanava, che addirittura a volte poteva essere troppo. E quando è troppo, improvvisamente, da quanto amo quella persona, poi ho bisogno di ucciderla, poi ho bisogno di criticarla, poi improvvisamente vedo che, in realtà non vedo che io non sono più pronto ed è troppo, vedo solo che mi sembrava un maestro ma non lo è, ammazziamolo, va. Beh, non andrò oltre in questo. So che tanti non capiscono neanche quello che sto dicendo, non vi offendete, ma è così. Anche
andiamo un poco avanti. Chi è pronto a capirlo capirà e farà un sorriso in questo. Vi ricordo questa anche che abbiamo visto già, mi sembra, bellissima. La vecchia coscienza che prega e medita per chiedere, no? Come un mendicante, diceva Yogananda. E la vecchia coscienza, la nuova coscienza, James Lynn, Yogananda diceva che fosse il suo allievo più avanzato, no? E che fosse un ricco imprenditore illuminato, bellissimo. James Lynn, no? Yogananda diceva che nella vita passata era un lama, un grande lama in Oriente, un grande maestro in Oriente, che in questa vita si era incarnato come un uomo di successo industriale, uno dei più uomini ricchi da, uno degli uomini più ricchi d'America, quindi più ricchi del mondo. Siamo nell'America del 1920, l'America è la terra più ricca del mondo, più o meno in quell'epoca, poco prima della grande crisi. E quindi uno degli uomini più ricchi d'America era uno degli uomini più ricchi del mondo. E Yogananda lo mette in una disciplina in cui pratica dalle 4 alle 6 ore di meditazione tutti i giorni, e in cui pratica la presenza in tutto ciò che fa anche quando non medita. E lui, bellissimo, James Lynn, detto Jhanakananda, dirà che ha trovato la vera ricchezza, no? Ed è bellissimo perché non ha dovuto abbandonare la ricchezza esteriore. Quindi quest'uomo è un portatore di un messaggio molto importante. Quindi è un uomo che mentre aveva tutti gli agi esteriori, tantissimi, ha realizzato Dio, senza dover rinunciare alla ricchezza esteriore, ma semplicemente trovando anche quella interiore. La vecchia coscienza parte da un pregare e meditare per chiedere qualcosa. Il famoso San Gennà, aiutami te, no? Che va bene, non c'è niente di male, ma è veramente anche limitata all'ego, no? Chiedo a Dio di aiutarmi, c'è un interesse dietro. Non è quello che chiameremo amore incondizionato. Mi devi aiutare. E la nuova coscienza evolve invece nell'espandere gratitudine. Non solo, però in una slide non si può mettere tutto, ma espandere gratitudine, stati profondi di coscienza, intuizioni, verità. Questa è la nuova coscienza, che non rinnega la vecchia. E non rinnega neanche che io non posso andare da una persona e chiedervi aiuto. Ma ovviamente non sono amico suo per farmi aiutare da lei. Il che non vuol dire che non possa chiedere aiuto a un amico. Allora, spero che in questo Natale vorrete portarvi dentro queste letture meravigliose che faremo, rendendole vive secondo la vita che c'è in voi, no? Ricordate questa cosa meravigliosa, ecco, io faccio nuova ogni cosa, è bellissimo, questa è la coscienza pura, è meraviglioso, no? Leggiamo, mi piace, sapete, quando ero ragazzo, quando ero giovane, padre Ballester mi dava questi esercizi, no? Anche di leggere dentro al Vangelo e di poi, quando anche lo vedevo, raccontargli che cosa leggevo, che cosa vedevo in quelle parabole. E una di queste, una delle prime tra l'altro, era questa, no? Che io non racconterò in base a quello che ho intuito da ragazzo, perché non ci capivo niente, ma in base alla lettura di un grande maestro, che è Omram, e che, di cui poi leggeremo anche delle cose. Attenzione bene a questa parabola. Vedete che è tutto esoterico, molto potente, no? E mi ricordo che ero un ragazzetto, che ero proprio un adolescente, che leggevo queste cose e dicevo, ma che vuol dire? Oh? Veramente? Ma questo pormi domande ha aiutato a scavare, no? Non è che noi dobbiamo sempre trovare risposte, è le domande, sono le domande che ci forgiano, ci rendono profondi, non per forza trovare risposte. Socrate lo diceva, ricordatevi, no? È la domanda che ci rende profondi, non trovare le risposte. Chi si pone domande profonde genera un animo profondo ponendosi quelle domande. Ma se mi pongo solo domande superficiali, quale panettone compro? Quale spumante è buono? Quale è più in offerta? Io divengo tale. Se queste sono le mie domande, così è il mio animo. E questo è in sintonia con Sant'Agostino, no? Ma adesso non voglio fare troppo lunga. Leggiamo queste parole potentissime. Luca 16. C'era un uomo ricco che aveva un amministratore. E questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Ah, io li conosco questi. Il furbetto, no? Lo vediamo in televisione, che so, quello che timbra il cartellino per 36 persone che stanno in pigiama a casa, no? Oppure quello che arriva al lavoro, timbra il cartellino, poi va a fare la spesa, no? Li vediamo continuamente questi, no? C'erano già 2000 anni fa. Magari non c'era il cartellino, no? Però l'animo a fregatte già c'era. Guardate, bellissimo. Lo chiamò e gli disse, che è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione,
perché non puoi più essere amministratore. Non ce l'abbiamo qua, ma ricorderete il Marchese del Grillo. L'amministratore disse tra sé: che farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa fare, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito 50. Non so se capite cosa sta a fare. Paraculo. Ah sì, 100, segna 50, gli altri 50 se li smezziamo io e te. Funziona così. No? Guarda, ti faccio lo sconto, ma non è incondizionato. Poi disse un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. No, torna indietro, torna indietro. Che succede in questo tratto del Vangelo? Vedete, quando oggi parliamo di Gesù, pensiamo: che bello Gesù, guarda che capelli, è il mio maestro, io sono stato battezzato, ho fatto pure la crema, mi sono pure sposato, io credo in lui. Noi non ci rendiamo conto che all'epoca Gesù metteva in crisi. Un uomo che insegnava così era un uomo terribile. Stava facendo l'esempio dei corrotti. L'esempio dei corrotti. Della gente che neanche oggi ci piace, né tantomeno piaceva all'epoca. E sta parlando di un Dio che loda quelle persone. Voi immaginate le persone sedute là intorno. Primo, quelle che non capivano un cazzo. Stavano lì, bravo. Ok. Succede spesso anche oggi. Poi quelle che già che ci credo, qualsiasi cosa ci credo va bene. Non devo neanche capire, fai tutto te per me. Poi quelle che capiscono. Ma che sta di? La gran parte della gente era tra queste tre. Poi i quarti, quelli che vedono e comprendono ciò che il maestro sta trasmettendo. Pochissimi. Il Vangelo ci parla del fatto che a volte i più vicini al sole, tornando all'esempio di prima, quelli più vicini a Gesù stessi non lo capivano e gli dicevano: maestro, ma come stai parlando? Figuratevi la gente più lontana da lui che pensava. Non era come pensiamo noi oggi: che figo, guarda Gesù, posso fare un selfie. Non era così. La gente era incredibilmente infastidita da questi esempi. Ma la morale dov'è? Lo ripeto. Il padrone dice: senti un po', ma che me stai a fregare? E allora il tipo dice: mamma mia, m'ha sgamato, lo dico alla romana, m'ha tanato. Ma che faccio? Sono pigro, non ho mai fatto un cazzo nella vita. So far solo questo. Però in questo ci so fa. Chiama quello dell'olio, tu devi 100, io segno 50. Chiama quell'altro, tu devi 80, io segno 60. E fa proprio un po' il mafiosetto. E alla fine il padrone, che rappresenta anche l'onniscienza e che sa la verità com'è, lo prende e gli dice: bravo. Ok, Gesù parla, sta zitto e la gente rimane così. Guardano gli allievi e dicono: siete sicuri che è lui il maestro? Ma ci avete portato quello buono? Ma che gli avete messo sulla parrucca? Non è che l'altro l'avete lasciato? Avete preso il maestro sbagliato? Immaginatelo,
Perché questo è meditare il Vangelo, è bellissimo. La gente dice, ma che sta dicendo il maestro? Ma che maestro è? Perché la gente si aspettava che a un certo punto il padrone dice, però ti perdono. Si aspettava questo la gente, no? Ed è quello che ci aspetteremo noi oggi. T'ho beccato, birichino, vai, ti perdono. Il solito messaggio moralista della vecchia coscienza. Invece è Gesù che dice che il padrone lo loda. La gente rimane in silenzio, ma io immagino, non so dirlo, ma io lo vedo così e quindi lo racconto così, che dopo un po', passa un po' di tempo in cui la gente rimane spiazzata, quelli che capivano, perché poi c'erano quelli che non capivano, rimane spiazzata e dopo un po' Gesù prende la parola e tutti dicono, ecco meno male, allora ci spiega. E sentite cosa aggiunge. Ebbene, io vi dico, procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel molto. La gente dice, ma che è questa la spiegazione? Ma tornavo da Giovan Battista, va, che ci spiega lui. Capite? Andiamo da Farisei, ci spiegano loro. Quelli sì che hanno la legge giusta, che è logica, che quando la leggi senti che è logica. Gesù qui è un maestro zen, è meraviglioso. Gesù nel Vangelo manifesta due aspetti: un maschile potentissimo, al punto da poter, diciamo così, cambiare quella che a noi pare la realtà e compiendo quelli che noi chiamiamo miracoli, e un femminile potentissimo, al punto da amare a un livello altissimo. Quindi Gesù, veramente in quanto maestro dei maestri, manifesta un elevatissimo aspetto maschile, volontà, potere, miracoli, e un elevatissimo aspetto femminile, grazia, delicatezza, amore, compassione. Entrambi, è un maestro meraviglioso. È proprio il maestro dei maestri, ha entrambi potentissimi. E la gente lo sente, lo percepisce, ma non capisce perché sta di sta roba. Ma che ha detto? Oh, ma dove sei segnato? Ma veramente? Non c'era quello, l'ho registrato con l'iPhone. Capito? Ho detto, segnatelo, perché qualcuno, non tutti, poi rileggevano quello che aveva detto, cercavano di comprendere. Perché c'era anche chi praticava la via del risveglio, anche all'epoca. E sapendo che lui era risvegliato, usavano i suoi insegnamenti per risvegliarsi loro stessi, cercando di far girare tutta la loro attenzione sulle sue parole. Dobbiamo anche vederla così, c'erano degli iniziati intorno a Gesù, iniziati loro stessi, magari non a livello del Cristo, no? Ma che lavoravano profondamente su loro stessi, no? E quindi poi parlavano insieme, riflettevano insieme sulle parole che il maestro aveva dato, aveva detto, bellissimo. Allora, rileggiamole. Adesso, Gesù non sappiamo dov'è. Ci ritroviamo la sera intorno a qualche lampada d'olio, mangiando un po' di pane azimo. Andiamo in quell'epoca, inzuppandolo un po' in un sughetto con qualche verdura. E mentre mangiamo così in modo frugale, e anche molto buono, interiorizziamo le parole che oggi il maestro ha detto. Di chi sto parlando? Beh, di quelli che dovevano essere cristiani. No, aspetta, ma i cristiani non erano quelli col battesimo, la cresima e... No, erano quelli che seguono l'insegnamento di Gesù. Ah. Sei un vestito poggiato su una sedia o sei presente? Sii presente, ci sei? Sii presente, rileggiamolo. Siamo seduti intorno a una lampada olio e stiamo mangiando un po' di pane azimo e stiamo cercando di interiorizzare le parole strane che oggi il maestro ha detto. C'era un uomo ricco che aveva un amministratore. L'uomo ricco, notate che il padrone, il simbolo della regalità, è ricco. Non è tanto ricco di denaro, anche, no? Come un po' come James Lynn nella slide precedente, ma è la ricchezza stessa. È bellissimo. E questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Dinanzi a lui è un simbolo della chiarezza. Quindi è così, cioè questo che ci sta dicendo,
che non è una diceria, è così. Non è ho sentito dire che, ho sentito dire che, ed è vero, perché dinanzi a me è chiaro. Questo ci sta dicendo che si dice qualcosa che è vero e non una polemica che non è poi vera. Lo chiamò e gli disse: che cos'è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non puoi più essere amministratore. Quando il Marchese del Grillo viene sostituito dal Carbonaro e chiama, come si chiama? E chiama l'amministratore e dice: vieni un po' qua a te, quanto vi pagamo il carbone, vi ricordate, no? Bellissimo, e rende l'idea. E l'amministratore disse tra sé: che farò ora che il mio patrone mi toglie l'amministrazione? Perché? Perché è cosciente che è stato sgamato. Non dice: non è così. Direttamente pensa: e adesso che faccio? Perché pensa direttamente così? Perché sa che è stato beccato. Quindi non erano dicerie false, tanto più che è pronto a fare le valigie, senza neanche dire non è così. Ok. Che farò ora che mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa fare, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Che vuol dire? Che se sta a fare gli amichetti. Io non avrò più un lavoro, però a te ti ho fatto lo sconto. Ti ricordi? C'hai ricevuta. Falla pure di ricevuta, no? Ti ricordi? Quindi mi devi qualcosa in cambio. Quindi parla di qualcuno che dà qualcosa in cambio di qualcos'altro, che sappiamo non essere un amore incondizionato. È come oggi una persona che cerca di fare un favore per poi avere un favore. No? Ci sei? Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al primo: uno, tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi ora e scrivi 80. Il padrone lo tocco, quell'amministratore disonesto. Noi siamo intorno a una tavola con delle lumi a olio, mangiando pane azimo inzuppato in un sugo buono e delle verdure. Che vorrà dire il maestro? Sappiamo che è un maestro, è il nostro maestro. Non ci sta prendendo in giro, vuole insegnarci qualcosa. Perché usa parole così oscure? Perché è così poco chiaro? E poi guarda qui che legge, io sono uno di quelli seduti a tavola, siatelo anche voi, perché così si assorbono, no, queste cose. Il padrone lo dò a quell'amministratore disonesto perché era un delinquente. È stato delinquente prima di essere scoperto ed è stato delinquente dopo essere stato scoperto. Neanche si è ravveduto. Usa la sua astuzia per sistemarsi. Perché il padrone lo loda? Perché aveva agito con scaltrezza. Ah, allora ecco perché. Ma che lo loda per la scaltrezza? Ma la scaltrezza non è nelle qualità che non vanno bene. Ma che te me loda perché so paraculo? Che vuol dire? Voi dovete capire, dovete immergervi nella Palestina di 2000 anni fa e essere nella incredibile confusione sacra che Gesù creava parlando così. E non, ah Gesù, è il mio maestro col selfie. Dovete capire che la gente non capiva. Non si poneva neanche domande spesso. Vi ricordo il porsi domande di cui abbiamo visto prima. Essere curiosi. Che sta dicendo il maestro? I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. E poi il maestro, ti ricordi, ha aggiunto qualcosa. Ah sì, io l'ho segnato qui. O io me lo ricordo a memoria. Che segnare, non c'era la penna al blocchetto note. Ha detto questo: ebbene, vi dico, procuratevi amici con la disonesta ricchezza. Ma possibile, Tommaso, tu ti ricordi che ha detto questo? E tu, Pietro, che ti ricordi? Immaginatelo così. Luca, tu che ricordi? Ma possibile che ha detto queste cose?
Ma con che abbiamo fatto colazione oggi? Ma è possibile che ha detto queste cose? Matteo, tu che dici? E tutti, col pane azimo intinto a cena, ci ricordiamo che ha proprio detto queste cose. Ma che voleva dire? Perché il maestro a volte prendeva da parte i discepoli e spiegava loro, a volte invece spariva. Immaginiamo che siamo in casa in cui il maestro è sparito e ha lasciato i propri allievi col koan. Perché quando essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Ah, oh, a Matteo, queste cose la gente le dice te, io non gliele dico. Io non lo dico che il maestro ha detto questo, perché poi i pomodori me li dirono a me. Cioè, gli allievi hanno paura di ripetere le parole del maestro, perché sembrano caotiche, sembrano pazzesche. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel molto. Silenzio. Qualcuno inzuppa. Nel Vangelo si parla della discesa dello Spirito Santo. Cioè, gli allievi, già avanzati, già iniziati a loro volta, passano dal piano mentale in cui non capiscono al piano in cui vedono la verità che il maestro vuole trasmettere, intuiscono. E voi immaginate che in quel silenzio, alcuni dipinti li hanno dipinti con una fiammella sulla testa, avete presente? Tra l'altro cara anche all'Islam, una fiammella sopra la testa, cioè lo Spirito Santo che scende e manifesta le verità. I discepoli più pronti intuiscono le verità che il maestro voleva dire. Bene, nel Natale noi ci mettiamo a fianco al maestro e cerchiamo di intuire anche noi. Non è questo il senso del Natale? O, se vuoi, sul tavolo ci può essere il panettone, lo spumante. Ma il senso del Natale è questo, non vai al lavoro perché ti dedichi alla pratica spirituale. C'è tempo libero per dedicarti alla trascendenza, al capire perché sei qua. Ma per noi non è così, meno male, mo per 6 giorni non lavoro. No? Ma non era questo il senso delle feste religiose. Il senso delle feste religiose è non pensare ad andare al lavoro, per qualche giorno non lavorare, poniti domande profonde. Bene, è quello che stiamo facendo qui. E secondo me, amici, questo è il senso del Natale. Non ci sarà un panettone, ma questo è il senso del Natale. Che voleva dire il maestro? Perché loda un disonesto? Sa che è disonesto e in un certo senso l'amministratore stesso ammette la sua disonestà. Bravo. Aspetta, io mi ricordo, alza la mano Luca, lo loda proprio perché è scaltro. Silenzio. Guardate attentamente. Questo è un altro grande maestro. Così inizia il Tao Te Ching, una delle opere più spirituali e belle che mai siano state insegnate all'uomo, al mondo. Il Tao di cui si può parlare non è l'eterno Tao. Il nome che si può pronunciare non è l'eterno nome. Senza nome è l'origine del cielo e della terra. È l'oscuro. L'oscurità nell'oscurità, la porta di tutti i misteri. Mamma mia. Sembra l'oscurità in cui ci fa cadere la lettura del Vangelo che abbiamo fatto oggi. Cioè se capisce niente. E se ci capissi, non sarebbe il vero Tao. Ah, meno male. Mo ci ha aiutato pure lo zeppeggio. No? Perché è così in realtà. Vero? È possibile che Gesù a volte fosse in sintonia con maestri del calibro anche di Lao Tse, di questo tipo di maestri, e parlasse di verità oscura alla mente razionale, logica. E proprio perché parlava di verità oscure alla logica, era la verità. Cioè, se Lao Tse ha ragione, la verità non può essere detta. Se no non è la verità, ma è un tuo concetto della verità. Non vi alzate, resistete. Che vuol dire?
Non faccio come in televisione dicendo che lo vedremo alla prossima puntata, ma lo vedremo tra pochi minuti. Però vi prego di far girare dentro tutto questo. Questo è il senso del Natale, stare simbolicamente a fianco al maestro e cercare di assorbirne le verità profonde, cioè fare con le sue parole un lavoro profondo su noi stessi, non crederci ciecamente, no? Allora, siamo al punto in cui, diciamo, seguendo le parole del grande maestro, siamo arrivati alla soglia della non mente, perché la mente non può capire concettualmente queste parole, sono assurde. Ma già che noi siamo in epoche più moderne, sappiamo che in questo momento la maestria di Gesù si sta manifestando come un maestro Zen, possiamo dire così, e ci ha posto un koan. Noi sappiamo dallo Zen, lo sappiamo in quanto esseri attuali, all'epoca di Gesù lo Zen non esisteva ancora, sappiamo che delle cose non vanno capite mentalmente come i koan, ma che lavorano nel profondo. E quindi noi chiudiamo gli occhi e senza cercare di capire troppo concettualmente, ci apriamo al silenzio lasciando che queste parole scendano dalla testa, che non può capirle, alla pancia lentamente, ricevendole insieme a questa musica.
Lentamente apri le mani. E come facciamo spesso anche nelle sessioni di meditazione più lunghe, a tuo modo espandi luce, pace, amore. Consapevole dell'effetto del pensiero centrato e profondo che ha sulla materia. Osserva il mondo essere popolato da persone felici, che sappiano amare con meno condizioni, più creative, più libere, più capaci di ridere e di danzare senza motivo. Offro la mia pratica, il mio impegno, la mia comprensione, possano migliorare me e il mondo intorno a me. Possa ogni creatura realizzare lo scopo profondo della propria incarnazione. Per ogni cosa, per tutti gli esseri, con un filo di voce pronuncia la parola grazie. Allora, per chi non lo dovesse conoscere, vi presento questo grandissimo maestro, che è uno dei maestri che amiamo tantissimo nella scuola non scuola, e oltre a essere stato un bel vecchio, un bell'uomo anziano, è stato anche un grande maestro, ed è Mikhail Ivanov Omram. Quest'uomo, quando ero molto giovane, leggevo le sue opere straordinarie, che consiglio a tutti di leggere e di rileggere, mi, diciamo, portò a delle vere e proprie illuminazioni, no? Io amo andare nei boschi con uno zaino i suoi libri e fermarmi, leggerli un po', meditare, camminare un po', poi fermarmi, leggere un altro pezzo, meditare, ricamminare un altro po', e questo mi ha aiutato tantissimo, tantissimo, non mi accorgo più ora di prima, no? Diciamo così, a realizzare delle cose profonde. Il koan, la meditazione, che forse scoraggia un po' di persone, ma non fa niente, l'intento non è piacere, ma trasmettere delle cose per chi è pronto, e che è simbolico, in qualche minuto di meditazione, può durare una vita, no? O anche di più. E vorrei parlarvi di una grande verità che amo di questo grande maestro attraverso questa slide, e ci aiuterà a capire forse un po' di più a livello intuitivo, a riceverlo dentro, non solo nella testa, le parole che abbiamo letto di Gesù. Allora, nelle tradizioni esoteriche, qui è molto semplificato, molto belle pure le radici, qui è molto semplificato, si parla di due aspetti di noi. Omram li chiama così, e noi siamo il suo linguaggio, ma voi troverete in varie tradizioni esoteriche vari linguaggi. La personalità e l'individualità. L'albero, che è il simbolo dell'albero della vita, ci insegna qualcosa di molto profondo, no? L'altra volta, è il mio destino, no? A me fa ridere questo, ve lo trasmetto senza voler essere critico. C'era una persona che aveva una maglietta con su scritto l'albero della vita, aveva un bellissimo albero sulla maglietta, no? E mi disse, vedi, questo è l'albero della vita, no? E io dissi, ah, è bellissimo, ma perché è l'albero della vita? È l'albero della vita. Ma perché non è solo un albero?
Perché nella tradizione esoterica si chiama l'albero della vita? Ma l'albero della vita è una cosa importante, ho capito. Perché si chiama l'albero della vita? Ma non mi ricordo i motivi storici, ma non i motivi storici. Le persone vivono da broccole, non vi dovete offendere. Perché si chiama l'albero della vita? Uno, non l'unico, ma uno dei motivi vi piacerà tantissimo, se siete pronti. Non me la voglio tirare, perché dovete essere pronti per ricevere certe cose. L'albero deve attingere in basso le qualità che poi fioriranno in alto. Sto usando il linguaggio che usa il grande maestro Omram. Non è per tutti, ma sono convinto che se aprite un po' il vostro essere potete ricevere queste verità. Cioè, lo dico così, devo sviluppare in basso, nella personalità, quelle che poi in alto diventeranno delle qualità spirituali. Cioè, non può esistere un fiore, un frutto sano con delle radici malsane. E quindi l'energia che noi mangiamo in un buon frutto o che annusiamo in un profumo meraviglioso di un fiore vengono in realtà dalla terra e dall'etame delle radici sottoterra. Quindi in un certo senso l'albero ci dà dei fiori e dei frutti grazie al fatto che attinge energia in basso. Cioè, se io non ho le radici, non posso avere neanche i fiori e i frutti. Vabbè, ma che c'entra con quel passo da matti del Vangelo? Potevi leggercene un altro più chiaro. Ed è bellissimo. Perché? Allora, lo ripeto. Omram ci dice che dobbiamo sviluppare in basso, guardate che bello, c'è anche un cadavere, no? E poi queste radici luminose, le qualità che poi vanno in alto e che noi non possiamo avere in alto le qualità che non prendiamo dal basso. Se io vedo una persona che in questa vita è scaltra, la scaltrezza trasportata in alto, che cosa diventerà? Nell'ottava superiore, come si dice nell'esoterismo, saggezza, acume, profondità. No. A me mi piace la mela. Non voglio mordere la terra. Ma tu non hai capito. Tu non puoi mordere la mela se non c'è la terra. Tu dici, era meglio solo la frase di Gesù. Perché qua andiamo male. E mi scuso. Ma come dice Lao Tse, non tutto può essere spiegato concettualmente, ma intuito. Quello che facciamo è cercare di invitare le persone a intuire. Non sono tutti pronti, no? Qualcuno parla anche male, ma fatelo pure. Ma dovete intuire, non dovete sapere. Allora, è possibile che il padrone è qualcuno che vede le qualità che hai oggi, ma vede anche quelle che diventeranno domani. Tra vite e vite. Lo scaltro oggi, tra qualche migliaio di anni, sarà un saggio. Perché in basso la qualità di furbizia, in alto diventerà acume, profondità, intelligenza. Omram fa due grandi esempi, tutti e due presenti vivamente nel Vangelo, la prostituta e il ladro. Voi potete fare mille esempi, ma io vorrei ritornare alle parole di questo grande maestro. La prostituta e il ladro. Il ladro oggi, per rubare, deve essere attento, presente. Furbo. Avete presente Lupin Terzo? No? Mi piaceva molto quando ero ragazzo i cartoni animati di Lupin Terzo. Era un ladro buono, un po' Robin Hood, no? Bellissimo. Bene, la qualità che un ladro sviluppa oggi, vedetela dopo vite e vite. Se quella qualità viene portata dal basso in alto, diventerà la capacità di essere sveglio, attento, acceso, di vedere come entrare in una casa senza essere visto. Vuol dire che non solo io devo essere attento, ma devo accorgermi anche del fatto che l'altro non è attento. C'è
devo essere consapevole del fatto che l'altro è un po' addormentato e quindi entro quando è addormentato. In futuro che cosa diventa questo? Diventa la capacità del vedere il sonno altrui per aiutarlo a svegliarsi, non per fregarlo. Non è facile le cose di cui stiamo, non sono facili le cose di cui stiamo parlando questa sera. Le radici prendono. In un certo senso la parte bassa dell'albero è egoista, non dà nulla, succhia, prende. È come un bambino vuole. Chi di voi ha o ha avuto un bambino piccolo? Un bambino è in maniera sana egoista e deve esserlo, vuole tutto per sé. Un bambino non è altruista, questo forse verrà quando diventerà adulto. Ma quando è un bambino è egoista, tutto è per lui, vuole quello, vuole quell'altro, non è capace di fare un regalo. Ed è giusto che sia così, è egoista. Le radici non sono fatte per dare, le radici sono fatte per succhiare, per prendere. So che c'è questa cosa, ma adesso non vorrei parlare, no niente. Ma i fiori e i frutti danno. Quindi un albero, l'albero della vita, può dare qualcosa in alto grazie al fatto che in basso ha preso. Attenzione bene, mi ricordo una cosa, che figo, lo studiavo al liceo. Guarda tu, Shakespeare, che ci abbiamo pure qui nel nome, che cosa fa dire a Ofelia in Amleto? Sappiamo ciò che siamo, ma non sappiamo quello che potremmo essere. Allora arriva il fricchettone New Age, a Shakespeare non se ne presente. E non ci ha capito niente. Guarda Shakespeare qui ed ora non ne sa niente, guarda che faccia, lo so pure io. Sappiamo ciò che siamo, ma non sappiamo quello che potremmo essere. Io vivo nel presente a Shakespeare, al futuro non è reale. Non hai capito niente. Shakespeare lo fa dire per gli appassionati di letteratura, per il marcio in Danimarca, eccetera, eccetera, ma c'è una lettura più esoterica di Shakespeare, perché Shakespeare era un iniziato anche lui. Non ci vengono dette queste cose, ma è così. Dietro a questa lettura, Shakespeare ci lascia intendere che sappiamo ciò che siamo nella personalità. Radici. Io ho questi vizi, ho queste difficoltà, sono un po' paraculo, come l'amministratore della parabola. Ma non abbiamo idea di quello che potremmo essere, della grandezza, dell'immensità che è noi, a livello in alto, spiritualità, non nel senso del futuro, inteso come tra anni, ma nel senso di evoluzione di coscienza, inteso come queste radici daranno questi fiori e questi frutti. Mi segui? Quando ero ragazzo, mi si è detto di non dire queste cose, ma penso vadano dette sperando che non vengano prese da ragazzi esaltati che si vanno a far male. Il mio maestro, uno dei miei maestri, che era Fabio Romano, mi dava queste prove assurde. Appartenevano a scuola iniziatica, ma io non lo capivo. E noi oggi le chiamiamo algherate, le pratichiamo nella Sardegna, nella settimana di meditazione in Sardegna, oppure nei workshop che facciamo, no? Ma mi dava queste prove assurde. Una di queste consisteva nell'entrare in un negozio, girare tutto il negozio senza essere visto e uscire. Tu direi, che cretinata! E io che pensavo che era una pratica spirituale. In realtà per entrare in un negozio dovevi stare attento che la commessa non ti vedesse. Dovevi entrare e nasconderti dietro una colonna. Io mi ricordo, io ora lo racconto e ridono, ma all'epoca mi cagavo addosso. Ma veramente. E lui mi diceva, entra in un negozio, gira, non farti vedere, gira per tutto il negozio e poi riesci. A che serviva? Ora lo capisco. Ma all'epoca non lo capivo. Però avevo fiducia e lo praticavo. Oggi le chiamiamo algherate. Erano delle vere e proprie prove iniziatiche. Non le dico tutte. Un'altra consisteva nel rubare qualcosa e poi nel restituirlo. Ma non che andavi in un negozio, ti fregavi una cosa e andavi alla cassa, scusi ho rubato questo. Facile. Consisteva nel rubare una cosa, uscire dal negozio, sentire tutta quella cagarella, tutta quella paura, e rientrare dopo un quarto d'ora, 20 minuti, chiedendo scusa per aver rubato quell'oggetto. Tu non rubavi nulla. A che serviva questa cosa?
Boh, mi sembra una cosa tanto da scemi. Io ero piuttosto un bravo ragazzo, non sembrerebbe, ma ero pure un ragazzo un po' timido. Un'altra era entrare in un bar e fermarmi, congelarmi, fermo. La gente veniva davanti con la mano davanti agli occhi. Oh, sei vivo? Ok, l'unica regola dell'algherata è che non doveva dar fastidio o far male a qualcuno, né offendere qualcuno. Ma tu dovevi pure sentirti ridicolo ed accettarlo. E lui mi diceva, l'unica cosa che è sminuita è l'ego, non tu. Bella la frase, eh? Fighissima, solo l'ego sminuito, non io. Provaci. Okay. A che cosa servivano queste prove? Ne ho fatte molte, mi hanno aiutato tantissimo. Oggi nella nostra scuola iniziatica le pratichiamo, sono offerte, nessuno è costretto, ma le pratichiamo. Sono vere e proprie pratiche iniziatiche che permettono di sviluppare delle qualità in basso, che diventeranno poi delle qualità in alto, con i suoi tempi, senza fretta. Che cosa sta sviluppando una persona che entra in un negozio senza essere vista? Diciamo così, chi è più sveglia? La persona che entra in un negozio senza essere vista, nascondendosi dietro una colonna, una volta mi chiuso in un magazzino, mi sgamarono, è terribile, che gira tutto il negozio e esce, o la commessa che non si accorge di niente, chi dei due è più sveglio? Tu dirai, beh, tu sei un mezzo ladro, la commessa è più buona. Questo è buonismo, è moralismo. Ma a livello di energia, di essere svegli, chi dei due è più sveglio? Chi entra nel negozio? E quindi quella è una pratica in cui tu non fai altro che praticare l'essere acceso, l'essere presente, il non farti sgamare. Ma pratichi anche un'altra cosa. Pratichi il fatto che ti accorgi che la commessa ora è distratta. Cioè, lo dico così, ora non è presente. Mi segui? Sei presente? A che serve questo? Ma guarda, quando esci c'è un'energia della Madonna. Prima c'è una strizza della Madonna. Poi in tutto questo, boh, serve per l'albero. Per l'albero che abbiamo visto prima. Cioè sviluppo in basso delle qualità che diventano poi delle qualità in alto. Domanda. Il giudizio in tutto questo che fine fa? Ora vi pongo l'altro esempio, e vi prego di prenderlo col buon senso e con l'intelligenza che Omram pone, ed è l'esempio della prostituta. Omram dice che la prostituta sta imparando qualcosa di importantissimo, ma non lo sa. Lei fa un lavoro drammatico per tirare a campare, ma in realtà Omram dice che sta sviluppando una qualità. Allora pensaci, ogni notte mi devo dare a degli uomini che non conosco minimamente. In basso, portando in alto questa qualità, che cosa diventerà? Tu dirai, una stronza. Non è affatto vero. E questo, io ci scherzo, sottintendo un giudizio. Tu sai come la persona dovrebbe essere. Tu sai che cosa non dovrebbe esserci. Forse non siete presenti. Forse non siete neanche pronti. Non ve la tirate, non vi offendete. Vi sembra come quanto te la tiri, ma mi accorgo che non seguite. Che forse vi sembrano tutte cose un po' strane. Magari mi stimate perché dico queste cose strane, ma io non sono qui per questo. Che cosa sviluppa in basso una prostituta? Che cosa diventerà in alto? Il fatto che lei tutte le notti fa una cosa brutta, no? Non è che dico che dovete fare i mignotte, no? Se volete diventare degli illuminati. Non fraintendete questo. Voglio però dire che una prostituta che tutte le notti si deve dare agli uomini che neanche conosce, portandolo su un'ottava più alta, che cosa diventerà questo? Come? Un po' sordo io. Bravo, come ti chiami? Giuseppe, esatto. Avete sentito cosa ha detto Giuseppe? Il concedersi, il darsi in alto vuol dire che sta sviluppando quello che magari dopo vite e vite sarà la capacità di darsi incondizionatamente. Tu dirai, aspetta, che incondizionatamente? Vola un sacco di sordi. Ma devi intuire questo. Omram dice delle cose bellissime, non sono per tutti. Se non sbaglio, Gesù era circondato da alcune prostitute, di cui una molto famosa. Non gli ha mica detto, tu non vai bene.
Io sono maestro, te che sei? E noi diciamo, certo, perché Gesù era buono. E noi non capiamo niente. Non è questione di essere buonismo, moralismo. Questa è la religione degli addormentati. Era un'altra cosa. Chi di voi è un po' sveglio? Lo deve intuire. Probabilmente Maria Maddalena, grazie al fatto che era vicino al maestro dei maestri, in una stessa vita ha accelerato tantissimo, senza dover aspettare tante vite, e è diventata da una prostituta a una mistica nella vita stessa. La storia l'ha un po' cancellata, l'abbiamo pure nascosto questo fatto, perché all'epoca l'uomo era meglio della donna, si illudevano, e non si voleva sentire di una donna che parlava degli insegnamenti di Gesù, visto che lavoro faceva tra l'altro, eccetera, eccetera. Ma in realtà Gesù trasformò alchemicamente, non lo fece Gesù, no, ma diede questa energia per saltare dalle radici ai fiori, nella stessa vita. Ecco, davanti a questo, il giudizio che fine fa? Vedo che sbadigliate, cari amici. Capisco. Io non posso, forse vi sto tenendo anche troppo e vi chiedo scusa. Scompare il giudizio. Esatto. Io non è che non giudico perché so buono, so spirito. Vabbè, va. Ambedì sta... Capisci? Devo giudicare. È capire che tu stai sviluppando delle qualità, essendo quella cosa che a me sembra orrenda, ma che è importante. Così in alto, così in basso. Così in basso, così in alto. Ne abbiamo pure parlato di Ermete Trismegisto, no? Sviluppare in basso le qualità che io porterò in alto. Domanda: tra tutti questi, prostitute, ladri, furbetti, tangentopoli, mettici quello che vi pare, chi è quello che non evolve? Esatto. Il nostro super pompiere, che è un pompiere, lo saluto anche, ha detto la parola giusta, il tiepido. Come li chiama Dante? Gli ignavi. Bellissimo. Allora, io posso essere una persona terribile, ma quella, uso una parola che non esiste, terribilezza, diventerà una qualità in alto. Ma l'unico che non porta la radice ai fiori e ai frutti è il tiepido. Aspetta, no, ma sbaglio o... Scusate, appunto, come dicevo. Sbaglio o... L'Apocalisse. Fortissimo, Jack lo torturo, poverello. Aspetta, ma l'Apocalisse non diceva questa cosa qui? No, ma non può, no, è un caso, è un caso. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo o caldo, così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Nell'Apocalisse è Dio che parla qui. Mazza, ma Dio c'ha pure lui mal di stomaco. Perché è così che lo leggiamo. Attenzione bene, viene vomitato solo il tiepido, né il freddo né il caldo viene vomitato, ma solo il tiepido. Ma vi rendete conto di che potere c'è in queste, ci sono in queste parole? Non le leggo tutte perché mi accorgo che siete piuttosto stanchi e non voglio tirarla alla lunga, e già magari ho tirato troppo alla lunga. Ma se le accostate alla parabola di Gesù e a quello che abbiamo visto, ma vi rendete conto di che cosa ci è sfuggito? Altro che non giudicare, sii buono, c'è proprio uno strumento potente qui. Quando nel quadro di Caravaggio Gesù chiama Matteo, il pubblicano, che non piaceva alla gente, Gesù in quel momento stava vedendo Matteo che cosa avrebbe sviluppato in futuro grazie alla furbizia, al fatto che per esempio sapeva farsi pagare, sapeva farsi valere le tasse, no? Era un pubblicano, no? Sapeva essere preciso, mi devi pagare, devi pagare.
Avevano qualità, ma la gente rompeva le palle. Però in realtà Gesù, è possibile che il maestro, essendo colui che vede, vedeva non solo ciò che Matteo è, veniamo a Shakespeare, ma ciò che sarebbe potuto diventare. Cioè, le qualità in potenzialità, che cosa sarebbero diventate? Vieni, mi serve quella qualità, vieni. Bellissimo. Se lo leggiamo così, ci rendiamo conto che questa è solo alchimia. Non c'è la parola alchimia nei Vangeli, pure figa perché è de moda, ma ci rendiamo conto di che potere hanno queste parole. Quindi trasformare delle qualità, tra virgolette, negative, in delle qualità elevatissime. E addirittura lodare perché tu hai delle qualità che la società giudica negative. Meglio le qualità di quel furbetto di quello che in realtà è un moscione. E come li chiamiamo oggi noi questi moscioni? Quasi sempre, non più, ma erano una caterba di mail. Le persone spirituali hanno fatto il corso di New Age, gli hanno aperto i chakra, hanno fatto il corso di risveglio della coscienza, hanno tutto il curriculum, ma non hanno vere qualità interiori. Sono persone tiepide, spente, mosce, e pensano di essere spirituali perché hanno un vago non giudizio sulle persone così cattive e non capiscono la potenza che c'è in queste parole dell'Apocalisse. Curioso che Gesù, nelle sue parole, loda il più furbetto. Ora non lo vediamo, avevamo un filmato, lo vedremo un'altra volta, in cui la fisica moderna ci fa vedere che la nostra idea di tempo potrebbe non essere reale. Se così è possibile che Gesù non sta vedendo quello che diventerai, ma quello che già sei, e che però su un piano di coscienza superficiale si manifesta solo il lato terreno, la tua furbizia, ma che un maestro vede anche il fatto che sei già acuto e intelligente e profondo. Su questo piano terreno è una prostituta, scusate, è una mignotta. Scusate, uso questo termine apposta perché rende proprio l'idea, capite? Io vedo che è una mignotta, però un maestro vede che è una persona che sarà capace di dare tantissimo incondizionatamente. Per me forse lo diventerà tra 8 vite, ma il maestro vede che già è. Allora la domanda che vorrei porre: che cosa vedono gli occhi di un maestro? Quando gli occhi di un maestro si poggiano su una persona, che cosa il maestro vede? Perché la gente rimane scioccata anche solo da uno sguardo di Gesù? Che non sapeva, come il koan non puoi sapere mentalmente, no? Ma sentiva che quel vedere andava oltre, al punto che non c'era più da vergognarsi di nulla. Perché niente in me è sbagliato. Tutto concorrerà alla fioritura, anche se ora la società vede solo le radici. È, secondo me, salvezza. Thank you.
faranno anche un secondo pezzo e ti chiederei di farlo. Sì, se vi vai. Allora, questo è un brano molto natalizio, molto spirituale, Amazing Grace. Tra l'altro, chi ha composto questo brano era un mercante di schiavi che a un certo punto ha avuto una folgorazione e ha smesso completamente di fare quel lavoro. Ed è diventato un spirituale al massimo, quindi ha scritto qualcosa su milioni delle persone, con la fratellanza, cioè, bellissimo. Quindi ha scocchiato veramente dalla terra più terra per poi evolversi e scrivere questa meraviglia. Thank you.
quanti talenti che abbiamo qua, eh? Allora, vorrei chiudere con questa lettura. Avevamo preparato altri pezzi e vi chiedo scusa se non lasciamo spazio, ma sento un po' di stanchezza. Inoltre, diciamo, un po' lo spessore delle cose che vediamo c'è e non vorrei caricare quindi troppo. Vorrei con questa lettura, che è la biografia, non autobiografia, la biografia di Omran, di questo uomo e questo maestro meraviglioso, e nelle parole che leggeremo c'è il mio augurio per Natale e vi prego di coglierlo anche alla luce delle verità che abbiamo cercato di offrire oggi. Io non ho una grande capacità di trasmetterle, quindi ho un limite e me ne rendo conto. Vorrei poterle trasmettere di più. Io prendo molto più di quello che do. Magari a voi sembra chissà quanto do, ma non è così. In realtà io prendo molto di più e mi accorgo di questa mia incapacità di trasmettere, come più sentirei, quanto potere c'è in tutto questo e quanto tutto questo è pratico, è uno strumento, non un credo. No? E se volete il credo va benissimo, come sapete, no? Vorrei poter trasmettere di più, ma serenamente mi arrendo a questo. E chiudo con queste parole, vi prego di riceverle anche un po' collegandole nella pancia con tutte le cose che abbiamo visto, da Shakespeare a Giordano Bruno, al Vangelo bellissimo, all'Apocalisse di Giovanni, esoterica, potente, eccetera. Queste exploit bellissime dei nostri geni, le nostre eccellenze della scuola, bellissimo. Attenzione bene. In una fase della sua vita, quest'uomo è andato in carcere, no? L'hanno incarcerato per dei motivi molto brutti, era legato al suo modo di vivere anche la spiritualità, la religione. Mi sembra strano, ma fu proprio in qualche modo, come già accadde in passato, l'autorità religiosa a incarcerarlo. Omran non si è occupato di altro che, direi così, non per limitarlo, ma per ingrandirlo, di cristianesimo esoterico, e proprio ai cristiani questo ha dato fastidio, una cosa molto particolare, no? Allora, ci si aspettava che quando fosse arrivato in carcere sarebbe preso, trattato male, magari picchiato, violentato, no? E invece è successa una cosa particolare, perché quando era in carcere tutti i carcerati meditavano con lui. È una cosa bellissima, è un capitolo meraviglioso, non posso leggerlo tutto. Fatto sta che quest'uomo straordinario ha emanato una tale coscienza, una tale consapevolezza che chi gli era intorno la percepiva. E vi leggo queste due pagine che trovo potentemente, veramente illuminanti. Ripeto, salto molti pezzi, quindi abbiate pazienza. Le persone che riconoscono di dover essere condannate per le proprie colpe non sono rare. Interiormente, qualcosa dice loro che meritano una sanzione, se lo sono meritato, ma anche e soprattutto che devono riparare e che sta a loro. Ebbene, di quest'ultimo aspetto, la giustizia attuale non se ne preoccupa. Si accontenta di imprigionare i criminali, come volesse solo punirli. E allora, fra le quattro mura della loro cella, ecco che costoro si sentono perseguitati dal ricordo dei loro atti, delle parole e delle immagini che si rimuginano incessantemente. Anche se non sempre vogliono riconoscerlo, parecchi di loro vivono con l'ossessione del male che commisero e sopportano molto difficilmente di trovarsi rinchiusi lì, impotenti. Per rimetterli sulla strada giusta, occorrerebbe aiutarli a liberare la propria coscienza, offrendo loro le condizioni di riparare agli errori commessi, o meglio, essere capaci di lasciarli completamente andare e liberarsene. Ovviamente stiamo leggendo il caso di alcuni prigionieri fisici, ma ovviamente il mio invito è il prigioniero in noi, prigioniero delle proprie errori, diciamo così, la nostra coscienza, no? Che può aver compiuto degli errori e che è umano, ma we are not only human, no? Per tornare all'esempio della canzone iniziale, no? È possibile che nelle parole di Gesù e in queste che stiamo per leggere ci sia il superamento del karma, cioè non il consumare il karma, ma l'esserne completamente libero, completamente libero. Attenzione bene. Anche se non sempre vogliono riconoscerlo, parecchi di loro vivono, lo ripeto, con l'ossessione del male che hanno commesso e sopportano molto difficilmente di trovarsi lì rinchiusi, impotenti.
Una coscienza tormentata non può essere pacificata in modo duraturo da parole di consolazione e di incoraggiamento, oppure da soli psicofarmaci. Se si vuole davvero che coloro che hanno compiuto brutte azioni diano un nuovo orientamento alla propria esistenza, è necessario che abbiano, per quanto possibile, i mezzi per andare oltre i loro errori. La maggior parte delle conversazioni di quei detenuti ruotava intorno al denaro. Tutti volevano parlare con lui. Questo è bellissimo. Tutti i carcerati volevano parlare con lui perché sentivano in lui, come nei Vangeli, i dotti del Tempio col Gesù ragazzo, l'autorità naturale. Come dice, devi usare la parola autorevolezza. E sono solo parole, usate la parola che volete. Sentivano la maestria, no? Bellissimo. Rileggo, la maggior parte delle conversazioni di quei detenuti ruotava attorno al denaro e per molti di loro era stata ovviamente l'ossessione per il denaro a condurli in prigione. Non vedevano niente che fosse superiore al denaro. Quello era il loro Dio, Dio con la D minuscola. Essi mi sembravano più prigionieri ancora nella mente che non fra quelle quattro mura. Attenzione bene, che forse noi non siamo nelle quattro mura, ma abbiamo tante prigionie interiori, no? E uno dei sensi del Natale è che festeggiamo un essere libero. Ma già che noi siamo allievi di questo essere, festeggiandolo la sua libertà, liberiamo noi stessi. No? Quindi si festeggia l'essere completamente libero, che è anche noi. Guardandoli, ascoltandoli, provavo una grande compassione. E un giorno decisi di cercare di risvegliare in loro, anche se solo debolmente, l'essenza divina. Potevo utilizzare soltanto argomenti molto semplici, spartani, rivolgendo delle domande alle quali rispondevano l'un l'altro, l'uno o l'altro. Lui qui dice che sono persone che parlavano anche male, quasi non si capivano, non sapevano leggere, quindi usa proprio il linguaggio semplice, no? Adatto alle persone che è intorno. Eppure cercai di trasmettere loro, bellissimo, sentite che bello. Chiedevo, credete che sulla terra esistano uomini giusti? E loro rispondevano, uomini giusti? No, assolutamente, non vi è che ingiustizia ovunque nel mondo. E allora nemmeno voi siete giusti, chiedevo loro. Beh, sì, io sì. Bene, dicevo, è già qualcosa. E di essere belli, esseri belli, ne esistono? Oh sì. Si sono viste molte donne terribilmente belle, rispondevano. Ed essere intelligenti? Sì, sì, ce ne sono. Quindi riconoscete che la giustizia, la bellezza e l'intelligenza da qualche parte esistono. E di esseri forti? Ne avete mai incontrati? Oh sì, dicevano loro. Io ho ancora il segno delle botte ricevute da un energumero molto forte. E allora dicevo io, e non credete che esistano ancora altre qualità da riconoscere? Ora, immaginate che tutte le qualità di cui avete constatato l'esistenza siano estese e amplificate all'infinito, dalle radici ai fiori. Questo è ciò che possiamo chiamare, e non so spiegarlo meglio, Dio. L'insieme di tutte le qualità e le virtù estese e amplificate all'infinito. Non si può negare questa realtà, poiché tutti noi possediamo alcune particelle di queste virtù. Ognuno, anche voi. Se l'essere che i credenti chiamano Dio non esistesse, da chi avremmo ricevuto queste qualità e queste virtù? Pensate che siano nostre. Un Dio presentato come un vegliardo con la barba che ci giudica, intento ad annotare tutti i nostri peccati, dei quali loro si sentivano profondamente in colpa, su un quaderno, questo sì, potete negarlo e potete anche dimenticarlo, perché non esiste. Quanto invece alle virtù, invece, è impossibile ignorarle, affascinano anche voi. A quel punto i miei compagni tacevano. Poi aggiungevo, esiste un essere al quale non avete mai dato il minimo posto nella vostra vita, ma in realtà posso dimostrarvi che non state cercando altri che lui. E loro ridevano. Noi cercare Dio? E com'è possibile? Sì, invece, ascoltate. Per quale ragione ciascuno di voi si trova qui? Beh, disse uno, amavo una donna che mi ha tradito. L'ho picchiata e l'ho ferita e ho ucciso il suo amante, Rubetta.
Ebbene, dicevo io, dunque tu non stai cercando quell'amore, vedi? Vedete il salto che fa? Va su un'altra ottava, no? Va in alto. Dice, queste sono le radici, no? Sei geloso, sei stato terribilmente geloso, ma in realtà stai cercando l'amore. Non so se ne vede della potenza. Salto dei pezzi, perché qua parlo del fatto che si commuovevano, i carcerati si mettevano a piangere. Pensate che bello, no? Quindi si rendevano conto che il loro crimine era l'inizio della ricerca di Dio. Quindi il maestro Omram aiutava non a sentirsi in colpa per quello che avevano commesso, ma a vedere che il loro, tra virgolette, errore conteneva in sé il seme di una ricerca più alta che dovevano solo vedere e dirigere verso l'alto, dalle radici ai fiori, dai fiori ai frutti. Le radici succhiano per se stesse, i fiori e i frutti offrono per gli altri. Allora un altro si alzava. Io allora ho voluto eliminare un concorrente che aveva preso il mio posto. Era lui a decidere tutto e io non avevo alcun potere. Bene, dissi io, questo significa che stai cercando la potenza. E tu, che hai rapinato, una banca, in realtà ti accorgi di che cosa stai cercando? Tu stai cercando la ricchezza. Ebbene, l'amore, la potenza, la ricchezza, come anche la bellezza, il sapere, le conoscenze più profonde, tutto questo è Dio, non quel vegliardo che vi accusa e vi fa sentire in colpa. Tutte queste qualità, che senza saperlo state cercando, tutte queste provengono da Dio. Noi siamo attratti da qualcosa di infinito, di illimitato, e sotto l'una o l'altra forma apparente non cerchiamo che tutti la stessa cosa, Dio. Però i mezzi e i metodi per raggiungerlo non sono sempre quelli giusti e avete compiuto degli errori e occorre perciò andare oltre. Ignoro fino a che punto mi abbiano capito e cosa sia rimasto veramente dentro loro quando poi non ci vedemmo più. Ma li amai con tutto il mio cuore. Allora, ringrazio Jack, Giuseppe, Drago, Winchun, il Tromba e Marta. E ringrazio tutti voi. Grazie di cuore. Auguri, buon Natale. Arrivederci a tutti. Grazie.